A proposito di gare, ogni giorno noi stiamo avendo delle sorprese sui giornali, troviamo che un giorno arrivano i finanzieri, una volta i carabinieri. Si ha la sensazione che questo comune di Aversa, e non mi riferisco all'amministrazione attuale perché è appena, ancora non ha compiuto un anno di vita, questo comune di Aversa sia stato la fonte, la sede di una sorta di banda degli onesti, diciamo così. Ecco, che ne pensa l'attuale giunta di questa situazione, sottolineata da qualche componente dell'opposizione come risultato dell'amministrazione attuale, anche se da questo punto di vista io posso dissentire, perché se ci sono degli errori su cose fatte nel passato, che c'entra l'amministrazione attuale? È per questo motivo che noi perdiamo molto tempo, perché per rispettare la legge in tutti i suoi punti, per esempio per le gare, noi, ripeto, non possiamo fare gare di servizi al di sopra di 40.000 euro e al di sopra di 150.000 euro per quanto riguarda i lavori, e quindi dobbiamo rivolgersi attualmente alla stazione unica appaltante di Caserta, che impiega dei tempi abbastanza lunghi. L'abbiamo visto con la mensa, sta ancora a discutere. L'abbiamo visto con l'umido, perché anche l'umido abbiamo fatto la delibera a ottobre-novembre e siamo ancora in una fase che non abbiamo ancora affidato il servizio. Quindi, però è la legge che non ci consente di fare le gare e quindi dobbiamo rivolgersi all'esterno. Stiamo cercando di porre rimedio a questa cosa, e infatti poi nella prossima settimana abbiamo fatto riunire dal presidente Stefano Di Grazia e Francesco Di Palma, quindi lavori pubblici e affari generali. Faremo una commissione congiunta, ovviamente ci saranno anche le opposizioni, per cercare di aderire a una centrale unica di committenza, perché così come siamo non possiamo andare avanti. Ma ne esistono già di centrale unica di committenza? Esiste una centrale unica di committenza a cui noi potremmo fare riferimento, che è quella di Sant'Antimo Casandrino, che è una centrale unica di committenza che ci assicurerebbe, diciamo, in tempi abbastanza brevi di fare le gare. L'alternativa era l'ASMEL, però Cantone pare che abbia delle perplessità, e quindi noi siamo rispettosi degli organi, diciamo, superiori a noi, e quindi non ci resta altro che, al momento probabilmente aderiremo quindi a questa stazione, a questa centrale unica di committenza, in modo da accelerare le procedure, pure perché abbiamo alcune gare di progettazione e fondi di rotazione che scadono tra 3 mesi e mezzo, quindi non è che abbiamo molto tempo, altrimenti potremmo perdere i fondi. Quindi in questa direzione ci stiamo muovendo. Noi facciamo tutto nel rispetto della legalità, poi che vengono i finanzieri, vengono si vede, quello che, le carte che vogliono, noi riteniamo di stare a posto. Poi abbiamo avuto anche il problema per quanto riguarda la mobilità dell'area tecnica, abbiamo chiesto le terne alle università e si sono, dice che non avevano personale, ci siamo rivolti ai comuni e per fortuna ci ha risposto Caserta, quindi ci ha dato un dirigente, e adesso la commissione finalmente dovrebbe partire per fare il primo dirigente dell'area tecnica. Speriamo che vada a buon fine, in modo da... Dovrebbe sostituire poi chi? Dovrebbe sostituire Serpico, che Serpico è dirigente a tempo, quindi... Quindi praticamente comunque arriva uno e se ne va un altro. No, Serpico rimane, però non rimarrà come dirigente, almeno per quando adesso lui è dirigente dell'area urbanistica ad interim lavori pubblici, quindi noi dovremmo chiudere con un dirigente all'area lavori pubblici, e quindi poi l'ingegnere Serpico potrebbe fare soltanto l'area urbanistica. Quindi rimarrebbe dirigente, quindi sarebbero due dirigenti. Questo poi dirigente probabilmente non lo potrà rimanere, perché noi al Comune di Aversa massimo possiamo avere 3 dirigenti, perché adesso uno lo prendiamo all'area tecnica e 2 dovrebbe andare, uno a servizi al cittadino e un altro a affari generali. E quindi questi quei famosi due dirigenti che dovrebbero rientrare, quello già abbiamo fatto la mobilità e quindi è in corso di esperimento. Mi riferisco alla Carda e Nerone, chiaramente. No, non lo sappiamo. Quelli potranno rientrare, diventare nuovamente dirigenti? Sì, faranno la selezione e saranno vincitori. Quindi devono partecipare alla selezione. Devono partecipare alla selezione, è una selezione pubblica. E quindi Pirone fa parte dei dirigenti.
Pirone, sì, Pirone. E quindi allora ci avremo... I nostri dirigenti sono Pirone, sono all'attualità Raffaele Serpi, che però è con contratto a tempo. Che e dovrà essere probabilmente... Anna Di Ronza, la segretaria del comune, e poi Guarino, il comandante di... Questi sono i dirigenti attuali. Noi massime ne possiamo fare altri tre. Quindi affari generali, servizi al cittadino e lavori pubblici.